La realtà è una falsa coscienza, o sistema di razzismo. Guardando anche all'affermazione e consolidamento del bassolinismo, come esempio di realtà in cui si è realizzata l'esclusione sociale più vasta e subdola della storia italiana del dopoguerra. Veniamo a noi. Se la programmazione è il motore propulsivo della progettazione sociale, e io ne sono escluso. Cosa vuol dire bilancio partecipato con i comitati cittadini e associazioni ciclicamente presentati in periodo elettorale? Quali e quanti sono i comitati e le associazioni? Come sono connessi sul territorio? Qual è lo strumento rappresentativo con cui interagiscono? Altra specificità sono le associazioni imprenditoriali, professionali e commerciali. Aliene sembra a considerarsi parte attiva della democrazia partecipativa. L'esclusione sociale è metodo della politica, marginalizzando il corpo sociale, inducendo falsa coscienza, definendo la società civile, separandosi dialetticamente con il termine classe politica e materialmente esaurendo la democrazia con il semplice voto. L'espressione pubblica dei partiti è il rapporto tra Stato e società civile, di cui sono parte integrante il partito, con funzione di trasmissione della volontà sovrana del popolo. Questo rapporto viene alterato con un soggetto separato dallo Stato e società civile, il sistema politico attuale, i cui obiettivi perseguiti sono noti oramai a tutti noi. A Casoria solo ora la sinistra si unisce, ma solo in cartello elettorale. Il settarismo è l'antica patologia delle tante sinistre. Deve comunque però sciogliere il nodo di sempre, la falsa coscienza, presente in tante sue espressioni, in particolare negli iscritti alla Camera di Commercio, nell'albo del Partito Unico dei Mediatori Politici, che esauriscono la democrazia con il voto. Non può esserci lavoro di liberazione delle coscienze accettando la logica delle tante sinistre. Non può esserci delle coscienze senza agire organizzando e incentivando la democrazia partecipativa come metodo perseverante e non solo prima delle competizioni elettorali. Soldi, potere, collocazione dei propri familiari sono delle eccellenti motivazioni. Ma vi sarà pure nella sinistra chi, in nome della sua autonomia di giudizio e comportamento, non relegando nell'utopia anche la capacità d'analisi della realtà, subordini queste motivazioni al raggiungimento anche di un piccolo obiettivo? Non temete, potete sempre dire che il mio è un semplice esercizio di falsa coscienza e relativismo. In bocca al lupo.